Ritrova la tua autenticità, il podcast a cura di Marina Tonella. Te l'ha mai detto nessuno che per poter improvvisare devi conoscere davvero bene l'argomento? Per essere autentici abbiamo bisogno di conoscerci bene, sapere come funzioniamo ed essere consapevoli. Ciao, io sono Marina Tonella e il mio valore più grande è l'autenticità. Desidero con questo podcast aiutarti a ritrovare te stessa e te stesso nelle piccole cose di tutti i giorni, con creatività, passione e qualche facile esercizio. Ho sempre ammirato quegli amici che sanno suonare la chitarra senza nessun libro davanti. Sembra così facile vedere loro. Io strimpello un po', conosco 4 accordi e mi piace tantissimo canticchiare, ma mi rendo conto di non essermi mai impegnata a studiare la musica e a conoscere bene questo strumento. Loro, questi amici, mi hanno detto che sì, vanno a orecchio, ma in realtà la musica la conoscono. Hanno studiato, si sono allenati e ora si possono esprimere con una grandissima spontaneità. Per essere autentici abbiamo bisogno di conoscerci bene, sapere come funzioniamo, essere consapevoli di che cosa accade dentro di noi in risposta all'ambiente, saperci gestire ed essere preparati. Oggi entriamo nel grande capitolo del conoscere se stessi, cuore del mio lavoro. Nei corsi parto sempre dalle basi. Saper distinguere quello che ti piace da quello che non ti piace e saper riconoscere cosa ti viene bene e in che cosa invece fai un po' più di fatica. È davvero importante, secondo me, non perdere mai di vista le basi. A volte, dopo tanti corsi e percorsi, il rischio è quello di raccontarcela, raccontarci una storia forse più piacevole della realtà. Ho scritto anche un articolo su questo tema, lo trovi nel nostro blog. Ci raccontiamo una storia alla luce delle nostre nuove intuizioni. Creiamo una sorta di personaggio ideale a cui tendere, un personaggio migliore di quello che siamo, no? Perché quello che siamo evidentemente non ci piace più molto. E quindi vogliamo essere in un altro modo, ma non lo siamo ancora. Siamo in un momento di passaggio. Il rischio è che quando questo momento non è di passaggio, ma ne rimaniamo intrappolati, è quello di costruirci un nuovo ego. Un ego che forse ci piace perché è più affascinante, più colto, la sa lunga, però è sempre un ego. E nel disperato tentativo di cambiare non ci accorgiamo di quanto siamo innaturali quando mettiamo in scena la nuova versione di noi. A volte è soltanto un passaggio veloce, ma spesso il rischio è quello di rimanere intrappolati nell'ego nuovo. Ma come facciamo ad accorgercene? Come facciamo ad essere semplicemente quello che siamo senza cercare di essere altro per sembrare migliori? Qualunque tentativo di essere diversi da quello che siamo ci porta veramente lontano dall'essere autentici. Ma torniamo alla base, torniamo proprio con i piedi per terra. Stiamo nel momento presente, riconoscendo come stai dentro di te e quello che accade all'esterno, nell'ambiente che ti circonda. Prendiamo le cose per quello che sono. Impariamo ad osservare la situazione senza giudicarla, ma osservarla bene. Essere autentici vuol dire guardare in faccia la realtà, vederci per quello che siamo, anche se a volte fa davvero male. Per poterci vedere per quello che siamo, ci servono 3 cose: onestà, umiltà e fermezza. Onesti innanzitutto nel riconoscere i nostri limiti, nel riconoscere la nostra impotenza quando serve. Coltiviamo il nostro potere personale, ma ne riconosciamo i limiti. Parleremo bene dell'empowerment.
Hai presente la famosa frase If you can dream it, you can achieve it. Se puoi sognarlo, puoi farlo? Ecco, non funziona proprio così, dai, diciamocelo, non basta soltanto il sogno. Poi ci serve umiltà, nel senso di essere capaci di metterci in discussione, vedere le cose da diversi punti di vista, essere aperti senza pregiudizi. Come terza cosa ci serve poi la capacità di essere fermi, radicati nel nostro centro, per sentire cosa è giusto per noi, cosa è buono per noi. Essere fermi è molto diverso dall'essere rigidi. Se ti va di approfondire questa differenza, guardati l'esercizio sul mio canale Instagram mestieri-lab nella serie Me Time, episodio 2. Ho chiaro cosa mi accade dentro. Ho chiaro cosa accade fuori. Riesco a passare da dentro a fuori, da fuori a dentro, senza confondermi. Ascolto la mia voce interiore, quella di cui abbiamo parlato nello scorso episodio, ricordi? Ascolto la pancia, l'istinto, osservo le mie emozioni. Solo allora posso interagire con il mondo esterno senza confondermi. In pratica, conoscermi mi permette di ascoltarmi. Ascoltarmi mi permette di sentire che cosa va bene per me. Solo allora posso interagire con l'esterno in modo sano. Se non distingo bene il dentro dal fuori, c'è soltanto una grandissima confusione. Confusione. Fondermi con. Confondermi. Se non so riconoscere il mio stato e mi apro al mondo esterno, è davvero facile che io mi confonda con esso, che faccia fatica a distinguere ciò che è mio da ciò che appartiene all'altro, all'ambiente. È quel famoso pezzo, sai quando si dice ma io mi guardo il mio pezzo, quello è il tuo pezzo. Come faccio a rendermi conto del mio pezzo e del pezzo dell'altro se non mi ascolto e se non mi conosco? È facile che le mie azioni siano volte a soddisfare i desideri dell'altro, eh? Di questo ne abbiamo parlato nell'episodio 2 quando parlavamo di verità. Quando sono distante da me, quando non mi ascolto, quando sono distante dai miei veri bisogni, è difficile prendere le decisioni giuste, perché non sono in contatto con quello che è giusto o sbagliato per me. Magari temporaneamente va bene perché fa comodo a qualcun altro, ma a lungo andare ne pago le conseguenze, ovvero non sono felice. Non fraintendermi, tutti nella vita attraversiamo dei momenti in cui dobbiamo mettere da parte i nostri bisogni perché ci sono altre priorità, la famiglia, gli amici, il lavoro, le nostre relazioni. Va bene metterci da parte, va bene non essere sempre davanti con i nostri bisogni e voler mettere davanti sempre soltanto noi, ma l'importante è rendercene conto, perché se perdiamo l'abitudine ad ascoltarci, poi faremo davvero fatica a ritrovare una connessione con noi stessi. Giusto e sbagliato sono concetti relativi, non sono assoluti. Quello che fa star bene me potrebbe davvero dare molto fastidio a te. Se ho chiaro come sono e che cosa provo, ho meno probabilità di lasciarmi influenzare dalle opinioni altrui che potrebbero portarmi fuori strada. Non è che siano sbagliate, è che se io non riesco in quel momento a sentire se quello che tu mi suggerisci o mi consigli va bene per me, posso anche seguire il tuo consiglio, ma non è detta che vada bene per me. Metterci in discussione, sì. Ma poi serve davvero tornare in carreggiata, al nostro centro. Altrimenti, se ci lasciamo influenzare completamente, è troppo alto il rischio di uscire di strada. Per me è facile riconoscere cosa mi piace da cosa non mi piace. Il rapporto con il piacere è sempre stato chiaro. Di base però ho molta familiarità con l'insicurezza, quindi mi lascio facilmente influenzare dall'ambiente esterno e dalle persone che frequento. Uno dei motivi per cui ho scelto di lavorare come professionista della relazione d'aiuto
è proprio perché per fare bene questo lavoro ho bisogno costantemente di ascoltarmi, di essere in contatto con la mia verità, per poi accogliere la verità dell'altro, anche se diametralmente opposta. E questo è favoloso, è un'esperienza che veramente cambia la vita. Solo quando abbiamo totale fiducia in noi stessi siamo in grado di esprimere la nostra opinione a prescindere da che cosa pensano gli altri. Sappiamo gestirci e sappiamo governarci. Le persone autentiche si assumono la responsabilità delle loro scelte di vita. Sanno di essere gli autori della propria vita. Non scappano di fronte ai propri errori. Non scaricano la colpa sugli altri e non si autoincolpano, ma imparano dagli errori ed evolvono. Le persone autentiche, le istituzioni autentiche, le aziende autentiche sono fedeli ai loro valori. Le loro azioni sono coerenti con le parole, ispirano fiducia e sono credibili. Eppure a volte è davvero faticoso dire la verità. Quindi sì, troviamo scuse, giustificazioni, evitiamo situazioni scomode. Non ho studiato il greco, ma la parola autentico deriva da autentikos, che vuol dire agire secondo la propria autorità. Può far paura a volte, sì, perché significa davvero prenderci la nostra responsabilità. E questo riguarda tutti gli ambienti della nostra vita, dal consiglio di amministrazione al consiglio condominiale, alla genitorialità, alle nostre relazioni, alla nostra vita sessuale. Puoi essere te stesso solo se ti conosci bene al punto di saperti gestire. Ci accorgiamo di essere autentici quando la nostra vera intenzione va oltre, quando ci assumiamo la responsabilità delle nostre parole e delle nostre azioni. Quando siamo contenti di come siamo, ci accettiamo nella nostra potenza e impotenza e accettiamo che gli altri ci vedano per come realmente siamo. Quando il percepito è come il reale, senza discrepanza tra come vorresti essere e come sei, allora sei e basta. E sì, non puoi piacere a tutti. Una ragazza questa settimana mi ha detto: ma come si fa a essere a basta? Come si fa? Il punto è proprio questo: sperimentare, sbagliare e costantemente fare questo passaggio tra dentro, fuori, fuori, dentro, sentire cosa è buono per noi, passo dopo passo. Non lo possiamo sapere prima. Non possiamo a 20 anni avere chiara la nostra strada e percorrerla senza mai perderci, è davvero impossibile. Possiamo soltanto ascoltarci, conoscerci, rimanendo flessibili ma fermi, rimanendo resilienti. Io amo davvero molto camminare in montagna, mi sento sicura quando seguo i sentieri, ma ci sono delle volte in cui mi perdo. Come è successo quest'inverno, era scesa tanta neve e alcuni segnali sugli alberi non erano più molto evidenti, anzi non li vedevo proprio. A te è mai capitato di perdere il sentiero e di non capire se ti sei distratto, se per caso hai chiesto indicazioni e qualcuno ti ha dato istruzioni sbagliate? A me è successo un sacco di volte e ogni volta mi rendo conto che la tentazione è sempre quella di chiedere all'esterno. Soprattutto in passato, quando ero più giovane, ero convinta che alcune figure potessero dirmi chi sono, cosa voglio, cosa ci faccio qui, qual è la mia strada. Poi ascoltavo con molto entusiasmo e ci rimanevo anche un po' male dopo un po', perché mi rendevo pian piano conto che tutto quello che mi suggerivano non era al 100% vero per me. Potevano essere delle opzioni, ma non era del tutto congruente con la mia essenza, con il mio modo di essere. È proprio attraverso la sperimentazione che possiamo imparare su di noi. Attraverso tante sperimentazioni e tantissimi errori ho imparato ad ascoltarmi meglio e a dirmi la verità, anche quando non mi piace. Ho
Ho imparato anche a dirla agli altri, senza essere aggressiva, senza offendere e senza paura che ci restino troppo male o che mi amino di meno. La domanda da scrivere sul quaderno oggi è principalmente una: posso essere me stessa o me stesso ogni giorno o soltanto in certe occasioni? Se ti risulta difficile riflettere su questa domanda, te ne propongo delle altre che sono forse un po' più facili. Mi sento libera quando prendo una decisione? Mi sento libero di esprimere la mia opinione? Prova a riflettere su queste domande. Ti aiuteranno a capire se stai vivendo una vita fedele a te stesso oppure se forse ci vuole ancora un po' di allenamento ed esercizio. Voglio essere sincera però con te fino in fondo e onesta soprattutto. Se sei in cerca di un cambiamento e se hai voglia di ritrovarti, questo cambiamento non accadrà dall'oggi al domani. Ci vuole davvero tanto esercizio, tempo e costanza. Il bello però è che quando scegli questa strada il cambiamento prima o poi arriva. Se sei abituato o abituata ad agire per fare colpo sugli altri, per piacere agli altri, forse ci vorrà un pochettino più di tempo prima di ritrovare la tua genuinità, ma con coraggio, impegno e umiltà è possibile, credimi. Libertà, potere personale, felicità, realizzazione faranno parte della tua vita quotidiana. L'autenticità è fatta di scelte di ogni giorno, la costruiamo noi. Non si tratta di un certificato da appendere al muro, ma di una scelta di vita. Si tratta di renderci conto che siamo noi gli autori della nostra vita e che la penna la teniamo in mano noi. Io ti saluto, a lunedì prossimo con un pezzettino di autenticità in più. Grazie per aver ascoltato questa puntata. Spero questo podcast ti sia d'aiuto nel ritrovarti. Se hai feedback o curiosità, vai al nostro sito www.mestieri-lab.com. Puoi contattarci via email o sui social. A presto!